Legge sulla montagna. Attività delle commissioni. Riunione del CAL. 7 giorni in consiglio. Nella seduta dell'11 marzo il Consiglio regionale ha ricordato il consigliere della quarta legislatura Michele Olivetti, scomparso a Buriasco il 14 gennaio scorso all'età di 81 anni. L'Assemblea ha poi approvato a larga maggioranza la legge sulla montagna. In primo piano. Nella seduta dell'11 marzo il Consiglio regionale ha approvato la legge sulla montagna che interessa 532 comuni piemontesi su 1206 e circa 800.000 abitanti. Con la nuova norma i comuni montani che hanno territori contigui, aggregandosi tra loro, costituiranno le unioni montane per esercitare alcune funzioni tipiche previste dalla legge, dalla tutela del territorio ai servizi scolastici. Oggi approviamo una legge molto importante, quella sulla montagna, il passaggio dalle comunità montane alle unioni montane, un passaggio molto importante non solo di denominazione ma un passaggio di contenuti, cioè le unioni montane avranno molte deleghe, potranno organizzare in modo diverso i comuni e soprattutto potranno dare una risposta efficace ai cittadini della montagna. È una buona legge per 3 ragioni. Primo, perché individua gli strumenti con i quali fare una politica per la montagna nelle unioni montane, che saranno soggetti che hanno funzioni e competenze in materia di politica di sviluppo per la nostra montagna. Dovranno agire su un territorio più ampio, delle piccole unioni dei comuni e dovranno soprattutto avere anche la possibilità di fare politiche su aree omogenee. Questo naturalmente non basta, fondamentale è il problema delle risorse con le quali consentire a queste politiche di svilupparsi e la legge, fatto importante, prevede un fondo per la montagna con il quale assicurare risorse certe alle nuove unioni montane. I capigruppo hanno esaminato i 2 decreti che indicano e regolano le elezioni regionali, emanati dal Presidente della Giunta in ottemperanza alla sentenza del TAR Piemonte del 6 marzo 2014. La consultazione per eleggere il nuovo governo piemontese avverrà il prossimo 25 maggio. In base alla riduzione a 50 del numero di consiglieri, i seggi vengono così distribuiti: 40 alle circoscrizioni provinciali, 21 a Torino, 5 a Cuneo, 4 ad Alessandria, 3 a Novara, 2 ciascuna a Asti, Biella e Vercelli, 1 al Verbano Cuseossola e i restanti 10 verranno attribuiti con il sistema maggioritario. La quinta commissione ambiente ha deliberato a maggioranza parere favorevole alla modifica dei confini del parco fluviale del Po nel territorio del comune di Saluggia, Vercelli. La Commissione Cultura ha confermato i criteri per i contributi alle associazioni relativi agli indirizzi e ai criteri di valutazione delle istanze per l'assegnazione dei fondi. Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso a maggioranza parere favorevole alla delibera di giunta sul patto regionale verticale, applicazione in sede locale del patto di stabilità. Il documento è un atto tecnico che ripartisce il plafond assegnato alla Regione Piemonte a valere sul patto verticale incentivato 2014 di circa 104 milioni, di cui 78 ai comuni e 26 alle province.